Senti, allora torniamo nello spazio grazie a questo progetto che mette insieme tante eccellenze regionali. Siamo veramente orgogliosi di aver aperto una linea di sviluppo della ricerca nel campo aerospaziale che dovrà servire a valorizzare le industrie campane che sono un'eccellenza mondiale nel campo della produzione di nanosatelliti e di tecnologie spaziali. Questo è un campo nel quale noi investiremo altre risorse, perché è davvero un campo nel quale la Campania può essere una regione all'avanguardia nel mondo. Ovviamente per noi aerospaziale significa tante cose. Significa ricerca, significa creazione e costruzione di droni per la mobilità urbana, significa sperimentazione in condizioni di non gravità di farmaci, di terapie innovative, cioè veramente un campo di innovazione nella ricerca, nella produzione, nella creazione di lavoro qualificato nel quale intendiamo investire davvero risorse imponenti. Sapete che sul piano della ricerca noi abbiamo queste tre linee: la ricerca sul cancro, abbiamo investito quasi 140 milioni di euro, la ricerca aerospaziale e la ricerca sull'uso dell'idrogeno. Continueremo così a finanziare queste tre linee di ricerca, augurandoci poter avere, come già abbiamo nel campo aerospaziale, risultati scientifici davvero di grande interesse. Ma questa deriva del presentismo come si argina secondo lei? Ridando alla politica la sua dignità e facendo della politica un'attività decisoria. La politica muore quando si limita a parlare, a produrre parole. La politica vive quando produce decisioni e risultati concreti che cambiano la vita delle persone. La missione della politica è questa: cambiare la realtà e, per quello che ci riguarda, creare lavoro, umanizzare le condizioni di vita. La gente crede nella democrazia, rispetta le istituzioni se le istituzioni producono risultati concreti nella realtà fisica, se cambi un quartiere, se crei una piazza, se crei infrastrutture e mobilità, ma soprattutto se migliori le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini. Se la politica produce solo spot e chiacchiere, è destinata a morire. Presidente, è stato molto duro nei confronti di Barbero. Dei terapiattisti. Esatto. Che cosa ne pensa di questo? In privato sarò ancora più duro, perché siamo alla totale irresponsabilità e ad un opportunismo che è intollerabile. Questa non è la festa della democrazia e della libertà, è la festa dell'opportunismo. Perché se c'è un paese nel quale si sta discutendo da mesi, questo paese è l'Italia. Ma la democrazia non prevede la possibilità di diffondere notizie false, di ostacolare il programma di governo e soprattutto la democrazia non prevede la irresponsabilità dei cittadini. Essere liberi non significa essere irresponsabili. Questa connessione vitale per la democrazia non mi pare che sia molto chiara anche in alcune figure intellettuali. Presidente, c'è il problema della terza dose. Come la affronteremo? Io me ne faccio anche 6 di dosi per dare l'esempio ancora una volta che il vaccino è sicuro nella misura in cui sono sicuri tutti i medicinali. Anche se prendiamo un'aspirina ci può venire uno shock anafilattico e ce ne andiamo al creatore. Parlo organizzativamente anche. Organizzativamente ci stiamo già preparando. Intanto perché avremo delle scadenze inevitabili. La prima riguarderà il personale sanitario. Chi si è vaccinato a gennaio probabilmente avrà difese immunitarie molto più basse già a novembre, quindi noi dobbiamo prepararci a vaccinare di nuovo tutto il personale medico-sanitario. A proposito di libertà e di obbligo, com'è quando vacciniamo il personale medico per portare i nostri padri, le nostre madri e i nostri figli in ospedali che siano sicuri? Allora non parliamo di violazione della libertà, Non abbiamo violato la libertà dei medici e del personale infermieristico quando abbiamo reso obbligatorio il vaccino al personale sanitario. Allora nessuno ha parlato a proposito di opportunismo. Allora noi ci stiamo preparando a vaccinare tutto il personale sanitario, le persone fragili. Credo che cominceremo dalle residenze sanitarie assistite. È probabile che in questi giorni ci sia un decreto del governo in questo senso, quindi cominceremo dalle residenze sanitarie assistite da fine settembre. Io sarò fra i primi a farmi la seconda, la terza, la quinta, la sesta, non ho problemi di tranquillità per il futuro. Poi ovviamente mondo del trasporto, mondo scolastico. Devo ancora una volta ringraziare il personale scolastico della Regione Campania che ha dato una prova eccezionale di senso di responsabilità, però è evidente che se vogliamo far completare l'anno scolastico in presenza probabilmente noi dovremo fare la terza dose anche al personale scolastico. Mondo del trasporto, poi ci regoleremo, se a fine settembre e ottobre avremo una nuova ondata di contagio. L'alternativa sarà o ci vacciniamo tutti o chiudiamo l'Italia. A questo punto aspetto di sapere che cosa ci dicono i 300 giovani e forti.